Il Federico fu classificato come il primo film sulla borghesia italiana perché infatti era uno spaccato che si rifaceva poi fra l'altro a un fatto di cronaca veramente avvenuto in quegli anni in Italia, di una giovanetta, una servetta. Allora l'Italia era un'Italia in cui c'erano ancora le ragazze giovani che andavano a servizio nelle famiglie, diciamo, benestanti, che era stata accusata di aver rubato un gioiello, non so di che. Lei si era suicidata per il dolore, la vergogna, eccetera, e poi si scoprì che non era vero.